Buon pomeriggio a tutti, è veramente un piacere tornare qui. Prima dicevo a Daniele, ironia della sorte, che ce lo siamo detti quando siamo arrivati fuori all'Hotel Tiziano. Mentre venivamo, perché veniamo da una lunga giornata, no Daniele, insomma, dove siamo stati nelle scuole, siamo stati anche per certi versi a costruire futuro fuori dai contesti tradizionali, andando a parlare con dei player economici che magari possono pensare di investire risorse nella nostra regione. E voglio ringraziare il CT che si è reso disponibile anche per fare questo per tutti quanti noi. E dicevo, mentre venivamo qui, passando davanti al piazzale che è di fronte all'Hotel Tiziano, mi sono ricordato dei torpedoni parcheggiati il giorno della partenza del Giro d'Italia del 2003 e mi sono ricordato, io avevo portato i bambini delle scuole del San Paolo che all'epoca seguivamo per incontrare Mario Cipollini, all'epoca campione del mondo grazie all'intercessione di Franco Ballerini, e lì è stata l'ultima volta che ho visto in bicicletta passarmi davanti Marco Pantani. È stata un'emozione grandissima. Ma ecco, noi dobbiamo far forza alla nostra tradizione per coniugarla con l'innovazione e andare avanti. Quindi oggi ho voluto rispondere con piacere all'invito di Sergio, di Totò, ho voluto con piacere, come posso dire, essere catena di trasmissione, come succede con la bicicletta, perché se tu pedali e non hai la catena che ti permette di trasformare la forza sui pedali in movimento della ruota, la bici non cammina. Ecco, mi sono sentito una maglia di questa lunga catena per portare qui Daniele, per fargli capire il fervore, l'amore, l'effervescenza e anche la competenza che c'è in questa terra. E quando intendo la terra, io intendo la Puglia, lo voglio dire con molta chiarezza. Porto qui il saluto del presidente Emiliano, ma vi porto anche una mia idea, una mia ispirazione. Per me oggi essere qui a fianco di Totò Bianco, con il quale ci sono stati momenti di confronto duro ma leale, come succede fra le squadre quando si misurano in campo, significa fondamentalmente una cosa: che esiste un bene superiore, che le persone intelligenti trovano sempre un modo per mettersi insieme e cambiare, per migliorare le cose. E per questo io oggi sono qui a testimoniare la voglia di darvi rispetto, di darvi attenzione, di darvi soprattutto quello che voi vi meritate. Lo dico ai dirigenti di società, a coloro che si dedicano ai ragazzi per aiutarli a crescere in una maniera sana, competitiva, nel giusto rispetto delle regole, ma soprattutto fattiva. E lo dico venendo anche con una piccola dote, perché ho pensato che fosse giusto essere avere dei segni tangibili, concreti. Una dote per te, Totò, perché voglio dire, tu sei un diversamente giovane che hai fatto un percorso importante e quindi è anche giusto cristallizzare dei momenti. Il primo di agosto, ironia della sorte, io e Daniele, insieme al presidente Dagnoni e a tanti altri, eravamo al Mugello. Si presentava la maglia della nazionale e quel giorno per me pugliese e per me Tommaso De Palma, quale referente della Bike Economy, è stato un giorno bello, perché per la prima volta una regione, la Puglia, nella storia della Federazione Ciclistica Italiana, è riuscita a portare sulla maglia della nostra nazionale il nome della nostra regione con l'hashtag We Are in Puglia. E quella è stata una maglia e sarà, spero che non rimanga l'unica, per certi versi storica, mi auguro che non sia irripetibile, ma sicuramente ha rappresentato un momento storico. Io ho pensato quel giorno che ero lì, ho pensato a te, Totò. È una delle poche cose che ho fatto, mi sono preso una maglia, me la sono fatta avere, e ho pensato che sarebbe arrivato il momento giusto per regalartela e per dirti grazie per tutto quello che tu hai fatto per il ciclismo pugliese e per quello che potrai fare. E vorrei che questa maglia We Are in Puglia fosse autografata dal CT della Nazionale, perché, come mi dice il mio amico capitano ultimo, le gioie grandi stanno nei gesti semplici. Prego Daniele, vieni qua.
Possiamo definirlo questo momento storico, ed emozionante anche. Immortaliamo tutto. Ecco, la firma. Me la dai tu, l'omaggio della maglia azzurra al presidentissimo Salvatore Bianco. Ma Daniele ha anche portato un altro omaggio, questo mandato direttamente dal presidente federale. Non è Natale, ma quasi. Una bellissima cravatta. È la cravatta ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana. E chiudo il mio intervento dicendo una cosa chiara. Io ho imparato nei miei 10 anni da sindaco che le sfide non si vincono pensando di rimanere rinchiusi nei propri confini. Per noi non deve esistere il Salento, il Gargano, la Valle d'Itria, Alberobello, piuttosto che il Nord Barese. Per noi deve esistere la Puglia. Noi siamo una grande regione e possiamo diventare un esempio per questa nazione. E proprio per questo, e concludo, lo voglio fare in maniera tangibile. Voglio qui Elio Aggiano e Angelo Citracca. Elio è testimone che circa 2-3 mesi fa ho ospitato a Giovinazzo lui e tutti gli ex professionisti pugliesi, perché al di là di quella che può essere la nostra idea abbiamo voluto farci spiegare dal loro punto di vista come possiamo migliorare e quello che possiamo fare. E quindi insieme agli altri, Leonardo Piepoli e quant'altro, ci stanno aiutando, diciamo, a pensare a tutto quello che di meglio possiamo fare. E una delle cose che loro mi hanno spiegato è quella che bisogna dare un aiuto concreto a questi ragazzi completando la famosa filiera. Noi abbiamo tante ottime società di base che però poi arrivano alle categorie juniores e cominciano ad avere seri problemi per andare avanti. Peggio ancora negli under e nel professionismo. Quindi abbiamo pensato che dobbiamo trovare una soluzione per avere una società professionistica di tutoraggio che possa guardare con attenzione i nostri talenti migliori e accompagnarli nel percorso per inseguire i loro sogni. E ironia della sorte, Daniele nel suo intervento ha parlato di Franco Ballerini. Io sono un cattolico, un credente, continuo a pensare che ci sono dei sogni, dei desideri e dei progetti che vanno anche oltre le nostre teste. E oggi siamo qui, Angelo Citracca rappresenta la Coratec, una squadra professionistica, ora ce lo dirà lui, che ha aderito alla mia richiesta di diventare tutor di tutta la regione Puglia per aiutarci a trasformare i nostri ragazzi in potenziali corridori professionisti. C'è Daniele Bennati, che è stato, diciamo, al suo matrimonio il testimone di nozze era Franco Ballerini, e Angelo Citracca è uno dei pochi veri amici rimasti insieme alla famiglia Franco Ballerini. E tutto questo per noi vuol dire tante cose. Io vi ringrazio e lascio la parola ad Angelo, perché voglio che dica lui chiaramente, prenda un impegno con tutti quanti voi, e mi auguro di vederci uniti per fare della Puglia quella meraviglia che il mondo ci riconosce. Dobbiamo soltanto essere più convinti noi, perché noi abbiamo delle capacità straordinarie. Basta solo fare rete come stiamo facendo noi, mettendo da parte vecchi dissapori e pensando alle cose belle che la vita ci può regalare. Okay.